ciao a tutti ragazzi, bentornati nel canale di Giacone X Svapo. Oggi siamo operatori su Rin, come vedete anche il bisello c'ha il cappellino. C'è il cappellino su Rin, è tutto su Rin oggi. Oggi vi facciamo la su Rin Edge. Eccoci qua con la Suorin Age, piccola pod, ricordiamo come ho detto nell'intro che Suorin è stata una delle prime case ad addentrarsi nelle pod mod. Nella confezione abbiamo le descrizioni, tenete lontano dai bambini, all'interno troveremo una cartuccia, un case, una batteria, un cavo USB, garanzia, foglietto di precauzioni, certificato di autenticità e manuale, scratch and check e i soliti simboli di smaltimento vietato alle donne incinte. Informazioni sul produttore. Apriamo la scatolina, io ho anche una cartuccina di ricarica che adesso vi mostrerò. Vi ricordo, per questa pod abbiamo le cartucce di ricarica ma anche una batteria, le batterie di ricambio. Allora apriamo, come potete notare qui vi dice caricare la pod 10 minuti prima dell'uso e che alla quinta ricarica dovete cambiare la cartuccia, e vi consiglia anche il liquido da poter inserire. Vi consiglio un 60-40, io vi consiglio un 50-50. Qui abbiamo la nostra pod con la nostra cartuccina, comparto centrale, batteria. Nella scatolina, nella confezione, troviamo carta di garanzia, manuale di istruzioni dove appunto vi fa vedere la pod, vi fa vedere le varie caratteristiche, un certificato di originalità e ovviamente il cavo USB Type-C per la ricarica. Allora vi parlo prima della cartuccia, visto che comunque poi la devo ricaricare e aspettare 10 minuti, nel frattempo così almeno le wick della testina si bagnano. Vi faccio vedere da vicino, è una cartuccia da 1,5 ml, ha una resistenza da 1.4 ohm e va da 8 a 13 watt. Comunque a 13 non vi arriverete mai, perché nella descrizione della batteria, la batteria eroga massimo 10 watt. Qui abbiamo il cappuccino per poter fare il refill, e nel frattempo faccio il refill e metto la cartuccia a riposo. Ecco qua, ora riempito fino all'orlo, chiudo la testina e lo metto a riposare. Benissimo, allora abbiamo una cartuccia di ricambio che non è nient'altro che la testina che avete appena visto, e come accessorio potete acquistare una batteria a parte, perché questa potete appunto, come vedete, togliere e mettere tutte le volte. E quindi potete andare in giro con svariate batterie che ovviamente avranno il colore della pod. Voi dovete scegliere la colorazione quando comprate la batteria e vi portate indietro e vi portate in giro le vostre piccole batterie in un taschino. Allora, la batteria è una 5 volt, correnti di lavoro 3x7, ricordo che funzionerà da 3.3 volt a 4.2 volt per 0,85 watt orari, per un massimo di 10 watt. La cosa caratteristica di questa batteria, che forse è la prima casa cinese che nelle sigarette elettroniche introduce questa cosa, è la porta Type-C. Come nei cellulari oramai oggigiorno troverete tutte porte USB Type-C, questa è la prima pod o comunque dispositivo per sigaretta elettronica dove ritrovo la porta Type-C. Ovviamente potete caricare questa batteria tramite appunto la porta Type-C separatamente, quindi voi usate la pod tranquillamente e questa sulla scrivania o in macchina l'avete in ricarica. È una batteria da 233 mAh e con un carica batterie da 500 mAh in una mezz'ora si ricarica. All'accensione avete i tre LED. Questo tastino è il blocco, quindi 5 clic, si blocca e vedete il lampeggino, 5 clic, si sblocca.
Come avete potuto notare dal LED, vi sono tre colorazioni, rossa, blu e verde. Questo vi sta a indicare anche la carica della batteria. La carica della batteria da 100 a 70% è verde, da 70 al 30% è blu, al di sotto del 30% vi dà il LED rosso. Come pod è molto molto leggera, diciamo intorno ai 25 grammi in totale. Bene, ora inserisco la pod, la cartuccia, scusate. Ci vediamo con la mia testa pelata per la prova di swap. Allora ragazzi, Suorin Age. Allora, Suorin è stata la prima casa che ha fatto questi prodotti di qui. Le pod. Con dei risultati un po' altalenanti, perché ovviamente le cartucce funzionavano, non funzionavano, non erano un granché. Noi questa l'abbiamo provata al Vape Italy e ci è piaciuta veramente veramente tanto. Uno, per appunto la comodità della pod, perché la batteria, la cartuccia, voi andate in giro solo con un corpo che pesa niente, 8 batterie di ricambio, vi portate dietro tutte le cartuccine di ricambio che volete, tutte le batterie di ricambio che volete, che potete ricaricare separatamente col cavo apposta, col cavo USB Type-C, come quello che vi sono oggigiorno di cellulare. Come vi dicevo, a noi ci è piaciuta subito parecchio, perché appunto sia in aroma che in hit ci ha dato delle soddisfazioni che effettivamente non ci aspettavamo. Ora qua dentro abbiamo il TNT Booms Reserve a 6 di nicotina. Esce fuori il TNT Booms, esce fuori bene. La pod si comporta bene. Ha anche un bel hit. Da un lato o dall'altro la batteria entra. La batteria potete metterla nel che lato non volete. Non c'è un senso. Come la infili entra. Poi vi è una protezione per il puff a 5 secondi, quindi oltre 5 secondi non potete tirare, rischiate di bruciare la resistenza. E quindi come protezione loro vi hanno messo un puff off di 5 secondi. Non me l'aspettavo sinceramente, l'abbiamo provata al Vapitali, ma con tutta la roba che abbiamo provato non l'ho provata benissimo. E adesso provandola meglio, devo essere sincero che con un liquido Funziona veramente bene. Il tiro è un tiro da guancia, non è un tiro da flavor, è un tiro da guancia forse leggermente aperto per me, non è troppo aperto e non è troppo chiuso, è quella via di mezzo che però a me non fa tanto impazzire. Il prodotto secondo me è una figata, perché comunque il tabacco esce fuori bene, anche se a me non piace, comunque esce fuori bene, molto bene aromaticamente. L'hit non l'ho capito bene, adesso riproverò e vi saprò dire. Secondo me, se posso dire la mia, è un po' un plastichino. Cioè, secondo me. Il corpo è in metallo, lega di zinco. Secondo me è un po' un plastichino. E devo essere sincero, secondo me in tasca, magari metti e togli dalla tasca, potrebbe magari staccarsi qualcosa. Secondo me, non ho provato, però secondo me i magneti non è che tengano così tantissimo. Però devo essere carino, sincero, che anche qua vedete, se muovete un po' balla qua sopra anche, e appena tirate, cioè tengono un po' i magneti, ma boh, non lo so, bisogna provarla poi a lungo termine, poi magari in una live vi sapremo dire. Quando tirate avete il LED verde che si illumina, vi ricordo che avete tre colorazioni, verde, blu, rosso. Verde, percentuale di carica fino al 70%, da blu da 70 al 30%, rossa da 30% a 0. Il liquido a 6? Il liquido a 6 di liquido. Ok, qua potrebbe appagarmi per metà giornata. Poi devo passare ad altro, perché un po' arriva l'hit ma poco, secondo me bisogna alzarla leggermente per i miei gusti, quindi boh, non so. Io l'ho dovuta fare a un livello di nicotina tale che potesse piacere a tutti, perché lui svappa nicotina più alta, noi due abbiamo abbassato drasticamente e quindi non volevamo intossicarci di nicotina. A 6 di nicotina comunque, io che svapo a 4/6 di nicotina sul berserker qua non lo sento, dovrei alzarlo leggermente. Comunque sia, noi svapiamo a 1, 2 sugli MTL, a 6 la percepiamo. La sento molto io anche. Qua la sento, però l'hit, cioè praticamente l'hit quasi inesistente, quindi dovrei alzare leggermente.
Comunque sì, il prodottino non costa tantissimo, si può anche acquistare perché comunque funziona bene, perché il funzionamento funziona benissimo. Avete le batterie di scorta, normalmente, visto che ha una batteria da 233 mAh, uno va in giro con 2-3 batterie, mentre una la state usando, l'altra la ricaricate. Sì, oppure quando è scarica, questa qui via e mette ficcate sull'altra. Tanto non penso che per ricaricarsi un affarino così mezz'ora. Mezz'ora. Vi ricordo, come ho detto, 1,5 ml di capienza di liquido, e loro da manuale dicono che potete rifillarlo 5 volte. Quindi 1,5 × 5 fa 10 ml di liquido. Sì. E perché 5 volte, si sa quel motivo? Loro hanno dato una che la resistenza, una portata di 5 refill. Ah, ma per la resistenza? Ah, ok. Oltre magari poi può ancora andare, ma magari comincia a sapere di bruciato. Quindi col liquido normale, se mettiamo un organico sarà la metà. E almeno. O forse meno. E comunque un organico, ma fatto 50-40-10 secondo me, perché lì dentro un organico 50-50 lo vedo un po' troppo denso. Adesso in questo caso abbiamo il Booms a 50-50. 50-50. Sì. Questa è la Sorin Edge. Se volete provarla o se l'avete provata, provatela. E se l'avete provata, diteci qualcosa qua sotto nei commenti. Dicetecelo. Recensiteci su flavorito.it, mi raccomando, perché sennò siete dei bastardi. Ringraziamo Sorin tantissimo. Thank you so much, Sorin. Thank you. Thank you. Quindi, se vi è piaciuto il video, piacciate con il video, ma soprattutto iscrivetevi al canale di Gicone X Svapo. Seguiteci su Instagram, Flavorito, andate su Flavorito perché sennò siete nuovamente i bastardi. Quindi ci vediamo al prossimo video con l'ultima svapata del Bisello. Va bene, ciao.